Diabolik. Diabolik con la K. La K è la lettera dei malvagi. Ah, sì. Da un certo punto di vista, Diabolik è una figura di rottura. È stato il primo personaggio negativo vincente della storia del fumetto italiano e credo forse a livello mondiale. Ma ha avuto un'evoluzione lenta, quasi darwiniana, dal primo Diabolik, che chiaramente sentiva molto l'influenza di Fantomas e delle letture di Angela Giussani, a un personaggio già a metà degli anni 60 comincia a rientrare un po' dalla violenza a volte gratuita dei primissimi numeri e diventare, non casualmente cambia anche payoff, si chiama il giallo a fumetti, diventare più costruita come storia e come personaggio. Ma come si vive questo 60° anniversario di Diabolik? Come abbiamo vissuto i 50 e come vivremo i 70, cioè è uno sturare champagne, stupirci che dopo 60 anni Diabolik sia ancora sulla cresta dell'onda. E poi quest'anno non è solo i 60 anni di Diabolik, sono i 100 dalla nascita di Angela, colei che l'ha ideato, sono i 900 e passa numeri episodi pubblicati, è quasi un record in Italia. Ma il mondo di Diabolik è maschilista oppure femminista? Il mondo di Diabolik è sempre stato più femminista che maschilista, cioè se pensiamo che la redazione è stata sempre principalmente composta da donne, e tuttora così è, cioè 6 donne su 8 persone in redazione. Quindi il fatto che le donne non disegnavano fumetti, sono entrate nel mercato del fumetto nuove disegnatrici, direi 10-15 anni fa, con Dylan Dog, e nessuno le ha mai proposto di voi, cioè abbiamo state accolte a braccia aperte. Quando ho incontrato Missaglia e la compagna, ho trovato che erano impeccabili per Diabolik e le ho subito inglobate. Beh, ti confronti con un personaggio iconico che tutti conoscono e quindi devi rispettarlo il più possibile. È fondamentale rimanere nei canoni ufficiali. I disegnatori storici hanno dato il volto al personaggio di Diabolik e di Eva e quei volti devono essere. Principalmente la maggior difficoltà è quella di rimanere fedeli allo standard che viene richiesto dalla casa editrice. Ci sono dei canoni ben precisi, anche perché Diabolik non è soltanto un personaggio di un fumetto, ma è un'icona di stile che oramai è radicata dagli anni 60 a venire ad oggi. Come personaggio non ha stufato, non è, anche se certe situazioni si ripetono, lui non è ripetitivo, lei non è ripetitiva. Sono come gli esseri umani, quindi con le loro contraddizioni, i momenti in cui sbagliano. E questa ricchezza di personalità, di carattere, fa anche sì che sia sempre una sorpresa leggere un episodio di Diabolik. E ora, per festeggiare questi 60 anni di Diabolik, cosa ci sarà mai per i lettori? Guarda, abbiamo appena ricevuto lo stampone della copertina, un grande Diabolik estivo ambientato negli anni 20 e quindi con le mongolfiere e queste cose qui. Avremo un'ennesima ma molto curata ristampa del numero 106 Diabolik 6, uno forse dei miti più diffusi presso i collezionisti, e con l'occasione, visto che lo faremo, lo distribuiremo in estate, regaleremo anche 2 mazzi di carte, finalmente così i nostri lettori avranno anche come passare il tempo. Abbiamo appena pubblicato Il Magno, cioè 600 pagine di fumetti in un volume solo. Insomma, ci diamo molto da fare, ecco.